Abbiamo in linea. Buonasera. Sì. La sentiamo bene. Intanto, Leonardi, le chiedo subito questo. Oggi ci sono state da parte sua parole concilianti in un'intervista che ha rilasciato a Sky Sport. Poi, insomma, in serata è vero che sono disgiunte le due cose. È arrivata quella che abbiamo definito anche nel nostro telegiornale una sorta di beffa, nel senso che è arrivata l'inibizione nei suoi confronti fino al 5 di marzo, per, tra l'altro abbiamo proprio qua il documento ufficiale della Lega, dice: per avere al termine della gara rientro negli spogliatoi contestato l'operato arbitrale con espressioni ingiuriose. Segnalo, per chi appunto non lo avesse ancora notato, che il signor Gagliani, per avere al termine del primo tempo al rientro negli spogliatoi rivolto ad alcuni tesserati della Juventus espressioni provocatorie ed irrispettose, è stato semplicemente ammonito. Cosa ci sono? Due pesi e due misure? Allora, prima sarebbe il caso, e vi ringrazio della disponibilità, anche perché poi dalle altre parti ce ne danno ben poca, e poi a me interessa chiaramente spiegare a tutti gli sportivi del Parma, perché poi per il resto penso che ce ne sia poco bisogno. Bisogna fare un distinguo ben preciso su quello che sono le due cose. Se mi dai qualche minuto di tempo, almeno così spiego la mia opinione. Prima di tutto ribadisco che in questi tre anni ci siamo imposti, grazie a quello che è una logica non mia ma del nostro presidente, una linea di condotta ben precisa su quello che sono le questioni arbitrali, proprio perché rappresentiamo una società, secondo noi, che ha una storia e un fascino particolare, e una tifoseria che è stata premiata, come ho già detto a Sky, per il fair play. Perciò abbiamo da tutelare prima di tutto uno stile, un'immagine, e perché poi alla fine sono le cose che contano di più, soprattutto nel calcio di oggi. Noi dobbiamo andare contro tendenza, e lo facciamo con forza, soprattutto dopo la partita Genoa-Parma, se lo possiamo fare, e perciò dico che è consentita magari l'arrabbiatura nei 90 minuti, perché ci sta, ma veramente non sopportiamo più quello che pubblicamente succede né pre-gara, né post-gara, tutto quel che sono i giorni seguenti, perché io ho definito questi comportamenti di altre realtà ipocriti e che possono creare alibi o avere poi a volte anche una strategia ben precisa e mirata. Lo abbiamo fatto, riconosco, soltanto una volta dopo Parma-Napoli, l'abbiamo fatto, e perciò è giusto dirlo, ma abbiamo non commentato le divisioni, ma abbiamo detto che quella era una conseguenza degli errori di un pre-gara di una settimana che era stata alimentata da polemiche da parte di altri soggetti della squadra avversaria. Anche dopo Genoa si è tenuta una condotta contro tendenza, con la grande signorilità dell'unica persona preposta, che era Donadoni, ad andare a parlare, perché avevamo deciso in questo modo. E così come oggi ho finito per dire che ho avuto un contraddittorio inizialmente con Bracchi, non c'ho nessun segreto, da quando io sono arrivato al Parma e lui era diventato designatore, ma un contraddittorio dal punto di vista personale, che in quel contesto il chiarimento mi ha fatto sì che ho avuto realmente la percezione di aver a che fare con una persona competente e onesta. E perciò ho finito il mio intervento a Sky dicendo che, siccome lo ritengo una persona competente e onesta, sono convinto della buona fede, sono convinto che, come gli allenatori mettono in campo i giocatori, lui è l'allenatore degli arbitri, cercherà sempre di mettere i migliori arbitri a disposizione. E perché questo è quello che penso, per finire questo discorso, ci sono tante altre pressioni di tante altre società, di tante altre addette ai lavori, che invece considerano settimana per settimana tutti gli interventi opera di malafede. A questo punto si riuniscano, ho dichiarato, e sospendano il campionato. Noi non siamo d'accordo, indipendentemente se riceviamo un torto o un potenziale favore. Questo è il messaggio che ha mandato Leonetti, che ha mandato Girardi, che manda Donatori, che manda il Parma, perché questa è la tutela del nostro sport, del calcio. Questo è quello che pensavo io e che ho mandato come messaggio. A quel punto è finito il mio intervento, arrivano nella seconda fase, arrivano le politiche. Ok. E qui c'è un'altra storia, che non c'entra niente col settore arbitrale, è un'altra storia ancora. Qui c'è, oltre al danno, il nemico la beffa. Cioè,
a 2 giorni da quel rocambolesco, diciamo così, pareggio, dove abbiamo già detto di aver avuto un comportamento di assoluto fair play, arriva dal giudice sportivo in indizione per Leonardi, prima tu mi hai fatto la domanda. Io ti invito a leggere, no, le motivazioni delle squalifiche, in quale si dice che il signor Leonardi è squalificato per aver a terminare la gara rientro nei spogliatoi contestato l'operato arbitrale con espressioni ingiuriose. Poi leggi di quello che c'è scritto degli altri. L'abbiamo detto. No, ma che lì c'è nella motivazione in italiano, se loro rivolgono parole o frasi ingiuriose o a squadra avversaria o ad arbitri, ok? Io non ho rivolto niente a nessuno, ho contestato l'operato arbitrale, per farla breve, per farti capire, io sono uscito dal campo allontanando i giocatori perché avevo il timore di, oltre il danno lì, a beffa qualcuno potesse avere magari delle espressioni in più e per pagavamo anche per le partite dopo, riportando i giocatori, te l'ho soltanto detto testuale, tanto è vero che non ho rivolto frasi, hanno ascoltato che dicevo, poi dopo mi dovranno spiegare che puntini puntini c'erano questi 7 minuti, poi mi dovranno spiegare questo. Allora, se questo qui fa sì che io devo prendere una squalifica che ribadisca a me non mi interessa il giusto, a me interessa la mia immagine, l'immagine del Parma, dopo che sento da settimane parlare di chi parla di mafia, di chi dice che denuncia gli arbitri, di chi si permette di dire che il vento passa, che vogliono rinviare le partite quando ancora non inizia a nevicare, di che non iniziano con le società meritano rispetto, se permettete adesso il vaso è colmo per quanto mi riguarda. Farà ricorso, immaginiamo il Parma, farà ricorso. Penso che sia giusto tutelare me stesso perché non è corretto, perché non ho fatto altro che parlare proprio con me stesso andando via e non mi posso permettere nemmeno di essere arrabbiata alla fine della partita, diciamo così, rocambolesca. Cioè, questo è. E non è la prima volta, finisco, ho ricevuto un'altra squalifica, sempre in un'altra circostanza, guarda caso, a Torino, dove io ricevo la squalifica e con tutto il rispetto e la stima del Lady No, ho litigato da solo, anche lui ha litigato da solo, cioè io sono un pazzo che litiga da solo e l'altro la contropazzo non esiste mai. Allora, da questo punto di vista io penso che sia corretto e giusto, non per il sistema arbitrale, ma per un giudice affermo che è un'altra storia, non è corretto, lo ribadisco con forza, perché poi dopo ci mettono le prove televisive e non ci sa chi le vede, poi ci mettono le prove per chi bestemmia e solo Parma paga, poi dopo perché sono cose, io comprendo l'errore di un arbitro, perché è una frazione di secondo, ma quello che ci sta seduti attraverso una logica di visitare tutte le cose con calma, con tranquillità, non lo ritengo giusto, perché ci fanno 2 pesi e 2 misure. Direttore, le chiedo ancora qualche minuto di pazienza. Intanto volevo dire che abbiamo fatto una piccola ricerca noi in redazione per le stesse motivazioni ad altri giocatori, ad esempio, nei mesi scorsi di campionato sono state combinate delle semplici ammonizioni, quindi effettivamente non si capisce perché in questo caso sia stata usata un'altra misura. C'è Andrea Schianchi con una domanda. No, no, non è una domanda, è semplicemente un commento. Credo che Leonardi faccia benissimo a difendere la sua immagine, credo che abbia ragione oltretutto, e anch'io come lui sono stanco di sentire dirigenti che accusano di mafia altri soggetti eccetera. Il problema vero è che purtroppo nel calcio italiano, non è da oggi ovviamente, comandano sostanzialmente due società, sono il Milan e la Juventus. Poi succedono ovviamente i casini quando Milan e Juventus si devono incontrare, esatto, giocano contro, però di base comandano loro, perché la partita, lasciamo stare che poi dopo era nevicato, però la partita famosa di Parma contro la Juventus è stata la Juventus a decidere di non giocarla prima ancora che cadesse la neve, poi è caduto, ma loro avevano deciso di non giocarla prima che cadesse, e tutte le cose che succedono a Milano e attorno alla schiera di Galliani, lo sappiamo benissimo, è inutile tirarle fuori, perché addirittura abbiamo un ex presidente del Consiglio che si permette di dire la gara è stata falsata eccetera eccetera, va davanti a tutti i microfoni e a tutte le televisioni. Questo credo che non sia né corretto né giusto, non si tratta di tirare fuori il conflitto di interessi. Poi abbiamo degli ex magistrati che il lunedì si mettono davanti alle movioni.